Allora, raccontaci un po' il mondo del writing romano e cosa hai portato qui a Kikit. Allora, qui a Kikit abbiamo portato le radici, abbiamo portato la storia, quindi la cultura dei graffiti a Roma. In un momento storico in cui si parla tanto di street art e di urban art, noi abbiamo voluto riportare la vera storia degli anni 90, quindi quello che è stato il principio e che oggi ha dato vita anche al fenomeno dell'arte urbana. Ti va di raccontarci un po' del tuo brand, del tuo progetto, The Asib Posse? The Asib Posse nasce da Mirissa e Vincenzo Classico Luongo, è un progetto dove noi vogliamo narrare tutto quello che sono state le origini, quindi gli originatori. Stiamo scrivendo il libro di uno dei writer più influenti e più importanti della scena romana, ancora non possiamo svelare il nome, uscirà tra poco e sarà un progetto editoriale. Quindi il nostro interesse è partire da una pagina Instagram, da un sito dove già troverete dei racconti, asibposse.com, ma poi ci sarà un libro fisico e ci saranno degli eventi, quindi per noi l'interesse è sempre portare le persone dal digitale, quindi da internet, all'esperienza vera, fisica e incontrarli. Il branding romano, no? Da che direzione sta prendendo? Cioè, si è un po' diciamo adattato al mondo dell'era del web? Allora, diciamo che qui si fa un discorso ovviamente di business, quindi chi è più interessato al business oggi sicuramente sta cavalcando tutto questo interesse che c'è per l'arte urbana, perché ormai graffiti, street art possono essere considerati oggi arte contemporanea. Non parliamo più di qualcosa che è solamente sui treni e per strada, parliamo di gallerie d'arte che danno molto valore a queste opere. Quindi in questo momento c'è veramente quello che c'è sempre stato, chi vuole rimanere, chiamiamolo underground, e quindi nel sotterraneo, e chi invece vuole emergere, vuole elevarsi e vuole comunicare con l'arte contemporanea e con le gallerie d'arte. Ma sono due mondi, diciamo, un po' separati, perché chi lo fa illegalmente ovviamente non vuole farsi vedere tanto.